Manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato e il Palermo del duo Reinaudo Zavagno ha ancora tanto lavoro da fare. Non perché fin qui ne abbiano fatto poco, anzi tutt'altro. I colpi di mercato messi già a segno raccontano la voglia di costruire una squadra ambiziosa che in Serie B di certo non farà la comparsa. Ufficializzati i vari Di Mariano, Bettel e Stulaz, ieri sera è arrivato in città il centrocampista Jacopo Segre ingaggiato dal Torino. Finalmente sono arrivato e sono felicissimo di essere qui. E non vedo l'ora di scendere in campo e lottare per questa maglia gloriosa e per questo popolo rosanero e per la città. Cosa ti ha spinto a venire qui? Ma sicuramente è stata una trattativa lunga, ma sono veramente felice. Da quando ho saputo che il Palermo mi cercava ho detto subito di sì e sono felice perché è una società e una piazza così importante e devo tanto. Ma i colpi in entrata a centrocampo non sono finiti e quasi addirittura d'arrivo la trattativa con l'Ascoli per Saric, che nell'ultima di campionato contro la Spal è rimasto in panchina. L'accordo tra le parti sembra essere stato raggiunto, pronto un contratto quadriennale, sul piatto 2 milioni di euro per portare in rosanero il centrocampista bosniaco. Ma gli uomini mercato del Palermo non vogliono di certo farsi trovare impreparati, ecco perché per la zona nevralgica del campo c'è il piano B che porta il nome di Bisoli del Brescia e di Juan del Perugia. Senza dimenticare l'ipotesi Fiordilino oggi al Venezia, il cui arrivo non intaccherebbe la disponibilità dei posti nella lista dei 18 over 23, perché rientra tra le cosiddette bandiere. Si vedrà. In difesa il nome più chiacchierato oggi è quello di Capradossi dello Spezia. L'intesa tra i club ci sarebbe già, quindi non resta che convincere il calciatore. Un altro reparto al quale si lavora è l'attacco. Per la precisione si cerca un vice Brunori. In questo caso le ipotesi portano i nomi di Di Carmine della Cremonese e dell'ex rosanero Moreo, oggi al Brescia. Il lavoro di Reinaudo però non è soltanto in entrata. Più passano i giorni, più sul club rosanero incombe la grana cessioni. In uscita Sili, Pododa, Fella e Somma, nessuno dei quattro troverà infatti spazio nello scacchiere di mister Corini. Infine, l'incognita Soleri. Al giovane attaccante è stato rinnovato il contratto fino al 2025, una mossa che potrebbe essere mirata alla cessione a titolo temporaneo del calciatore che piace in Serie C e che così potrebbe trovare maggiore spazio per crescere.